Ferragosto oggi è diventata, diciamo, la data giusta per parlare delle eccellenze della sanità pugliese. Il sistema dei trapianti nella nostra regione sta facendo passi da gigante, grazie al coordinamento del professor Gesualdo che è qui a fianco a me e grazie al sacrificio, alla disponibilità e alle capacità professionali di decine e decine di medici, non solo pugliesi ma di tutta Italia, che consentono il migliore utilizzo degli organi disponibili. Ultimamente addirittura il nostro sistema ha potuto partecipare, data l'eccellenza che ha raggiunto, ad un sistema di scambi incrociati di organi che consentono di procedere all'implementazione dell'organo anche in casi di incompatibilità. Si tratta di un sistema che attraverso un algoritmo consente di allocare l'organo giusto sul paziente giusto anche a distanza di moltissimi chilometri l'uno dall'altro e tra famiglie diverse, scambiando organi data la disponibilità dei consanguinei alla donazione. Questo sistema ovviamente prevede un'eccellenza straordinaria non solo nella qualità dell'espianto e del reimpianto, ma anche nella velocità di esecuzione dell'operazione perché tutto deve avvenire in pochi minuti. C'è un filmato bellissimo del professor Gesualdo che riceve dalla polizia stradale, credo, il frigorifero portatile con l'organo che proveniva da Padova. È stata un'emozione fortissima. Io onestamente ho avuto le lacrime agli occhi perché so che cosa significa far Abbiamo giungere in capito. tempi utili e che tutta la macchina della Repubblica, diciamo così, tutti gli organi dello Stato hanno partecipato alla buona riuscita. Questa è l'Italia che ci piace ricordare qui in questi giorni, ripeto, caldissimi di Ferragosto, nei quali però sono tutti a lavoro al Policlinico di Bari. Oggi stiamo vivendo una bella storia di emozioni fatta di uomini e donne. Abbiamo realizzato per la prima volta a Bari, siamo entrati in una catena di donatori non consanguinei, quindi che hanno messo a disposizione il proprio rene e quindi abbiamo trapiantato ben quattro vite umane.